chiedo una risposta sincera. Se fossi stato in tempo, l'avresti tolta Elodie dalla copertina? No. Allora, raga, voglio sfatare questo mito. Poi ormai lo dico in tutte le interviste. Non c'è un rancore con Elodie. Cioè, perché dovrei togliere? Perché avrei dovuto volerla togliere dalla copertina? Non ci siamo fatti dei torti a vicenda. Abbiamo affrontato una crisi, tra l'altro peraltro partita da me, quindi cioè, all'inizio dell'estate abbiamo combattuto tutte e due con le unghie per cercare di salvare un rapporto a cui entrambi tenevamo tantissimo. È stato faticosissimo cercare la quadra tra di noi. Alla fine volevamo delle cose diverse, ma abbiamo affrontato questa cosa con molta maturità. E quindi il primo motivo è che no, non ho rancore con Elodie, perché avrei dovuto volerla togliere, anche se effettivamente non facevo in tempo perché la copertina l'avevamo scattata. Ma al di là di questo, anche se, cioè, io non credo nel cancellare le cose che sono andate male, che poi non è andato male, ripeto, è andato tutto bene, è stata una storia fantastica. Non credo nel cancellare una cosa solo perché è finita o non è andata come uno si sperava, e questo secondo me si applica a tutto. Cioè, non si possono buttare giù le statue, non si può cancellare un film perché dice delle cose sconvenienti. Bisogna fare i conti con quello che è successo, ammetterlo tutti, prendersi la responsabilità collettiva di quello che è successo e riconoscere le cose. Cancellarle vuol dire mettere la testa sotto la sabbia, no? E non è il mio atteggiamento mai. Grazie.